Ti sei mai chiesto come abbiamo scoperto la posizione della Terra nella Via Lattea? Oggi sappiamo che la Terra si trova in uno dei bracci esterni a spirale di una galassia, ma questa conoscenza non è così antica come si potrebbe pensare. Il viaggio per arrivare a questo punto, in cui abbiamo finalmente scoperto dove ci troviamo nella galassia e nell'universo, è come un'avventura. Per scoprire dove siamo e cosa sia davvero l'universo, gli astronomi hanno costruito strumenti sempre più sofisticati. Per svelare i segreti del cielo, alcuni ricercatori sono persino finiti in prigione e hanno subito gravi torture. È strano pensare che la nostra Terra non sia altro che un minuscolo puntino in una galassia di circa 100 miliardi di stelle. Oggi sappiamo che la nostra Terra si trova al margine esterno della Via Lattea, o per essere precisi, molto vicino al margine in uno dei quattro bracci a spirale. Solo poche centinaia di anni fa le persone non avevano idea di tutto questo. Pensavano che la Terra fosse il centro dell'universo e nessuno era sicuro di cosa fossero le stelle. La visione del mondo è stata dominata dalla Chiesa per molto tempo. Le uniche persone che potevano occuparsi di tali questioni erano scienziati selezionati dalla Chiesa o nobili, che spesso non potevano fare ricerca liberamente, ma dovevano difendere determinate opinioni. Se altri arrivavano e affermavano improvvisamente cose che si discostavano da queste norme, dovevano aspettarsi dure punizioni. Questo è ciò che accadde a Galileo Galilei, ad esempio, che oggi è considerato una superstar della storia e di cui quasi tutti i bambini conoscono il nome. Ciò che pochi sanno è quanto Galileo sia stato osteggiato dalla Chiesa e dalle altre autorità del suo tempo per tutta la sua vita. William Herschel se la passò meglio, l'astronomo era più conosciuto. Herschel ebbe la fortuna di svolgere le sue ricerche alla fine del XVIII secolo, quando le idee dell'antichità erano tornate alla coscienza delle persone con il Rinascimento. Le conoscenze sviluppate da personaggi come Tolomeo, Aristotele e Ipparco erano riconosciute almeno quanto quelle della Chiesa e, in linea di massima, le nostre scienze naturali di oggi si basano ancora sulle conoscenze acquisite da chi osservava il cielo a occhio nudo o con semplici telescopi 3000 anni fa. Nel IV secolo a.C., un uomo chiamato Democrito aveva già capito che i punti di luce nel cielo erano altri soli e, stranamente, questo Democrito conosceva anche gli atomi, i piccoli mattoni della materia. Oggi possiamo solo sorridere di come quest'uomo sia arrivato a queste conoscenze. Per molto tempo si è pensato che i punti luminosi nel cielo notturno fossero stati collocati lì da un dio e solo a partire dagli anni 20 del secolo scorso abbiamo avuto la certezza di trovarci all'interno di una galassia con molti altri soli e inoltre che la nostra galassia non è l'unica. La meccanica celeste è un miracolo. Immagina per un momento delle persone comuni che guardano il cielo centinaia di migliaia di anni fa, vedendo un disco bianco e luminoso che si muoveva nel cielo durante il giorno. A questo si aggiungeva periodicamente un'altra forma, che a volte appariva circolare, a volte semicircolare e poi simile a una mezzaluna, prima di scomparire completamente per un po'. Non appena si faceva buio, nel cielo apparivano dei punti luminosi che in un mondo senza inquinamento luminoso dovevano sembrare un mare di lucciole in tutto il mondo. Le persone iniziarono a osservare i cambiamenti, riconobbero i cicli lunari, le fasi mutevoli del corso del Sole e videro che anche il cielo stellato stava cambiando. Le persone erano particolarmente affascinate dagli eventi del cielo, costruirono i loro culti intorno ad essi, eressero siti come Stonehenge e svilupparono lentamente delle scienze che si occupavano delle connessioni tra i processi nel cielo e quelli sulla Terra. Sappiamo che la Terra non è piatta da quando Colombo ha navigato verso l'America. Prima di poterlo dimostrare, Colombo dovette subire attacchi feroci, essere umiliato dalla Chiesa e dai suoi contemporanei e temere per la sua vita. Galileo Galilei subì un destino simile nel XVI secolo. Tra le altre cose scoprì le quattro lune più grandi di Giove e capì che molto probabilmente la Terra non era al centro dell'universo. L'appassionato scienziato fu interrogato più volte, dovette consegnare i suoi strumenti di lavoro e fu messo agli arresti domiciliari per evitare che diffondesse le sue idee eretiche. Il suo compatriota e contemporaneo Giordano Bruno espresse pubblicamente l'idea che l'universo fosse infinito e che le stelle potessero essere dei soli lontani con i loro sistemi planetari. La sua conoscenza e il suo coraggio gli valsero interrogatori, torture e infine la morte sul rogo. Per lunghi periodi di tempo la scienza era davvero una cosa solo per i duri o per coloro che godevano del favore speciale dei nobili. Riuscì a mappare il cielo per la prima volta, William Herschel.
William Herschel aveva condizioni di partenza migliori di Galileo e Bruno. Nato in Germania, Herschel entrò nelle grazie degli aristocratici inglesi come musicista e alla fine divenne un importante astronomo e scienziato. In questo contesto è interessante notare che la musica e l'astronomia erano inestricabilmente legate nell'antichità. Ricercatori come Aristotele sostenevano che l'universo emettesse suoni e alcuni credevano addirittura che questa musica delle sfere trasportasse informazioni attraverso l'universo. Se sia questo il motivo per cui gli scienziati dell'antichità avevano queste conoscenze insolite, è una domanda affascinante a cui probabilmente non risponderemo mai. Ma torniamo a Herschel, che riuscì a scoprire il pianeta Urano nel 1781. Questo catapultò lo scienziato nella top league degli astronomi del suo tempo e ricevette molto sostegno per le sue ulteriori ricerche. Herschel non era solo un musicista e un astronomo di straordinario talento, ma costruì anche alcuni dei migliori telescopi del suo tempo. Il suo capolavoro assoluto fu un telescopio riflettore di 40 piedi, con uno specchio di 1,2 m, che Herschel completò nel 1789. Fu il telescopio più grande del mondo fino a tutto il XIX secolo. Il ricercatore utilizzò questo telescopio per mappare per la prima volta le stelle del cielo notturno. Per poter contare approssimativamente l'incredibile numero di stelle, divise il cielo notturno in circa 600 zone. Tuttavia, nemmeno Herschel sapeva esattamente quali fossero le stelle a quel tempo. Lui e altri scienziati erano già dell'idea che le stelle fossero altri soli con pianeti, ma mancavano le prove. Grazie ai suoi conteggi, Herschel determinò che la totalità delle stelle aveva una struttura a forma di disco e concluse che probabilmente noi facevamo parte di questa struttura. Questa mappa rappresentò un importante passo avanti nella comprensione della struttura della nostra galassia. Ma Herschel commise anche un errore, dovuto semplicemente alla scarsa potenza dei telescopi dell'epoca. Herschel non conosceva la polvere interstellare che blocca la luce delle stelle e fa apparire più scura la regione centrale della galassia. Di conseguenza ipotizzò che il centro della Via Lattea fosse meno densamente popolato di stelle di quanto non sia in realtà. Anche la sua stima della posizione della Terra all'interno della struttura non era corretta. Ci vedeva in una posizione centrale all'interno del disco, e questo non è vero. Passarono più di 100 anni prima di scoprire finalmente che siamo solo una piccola parte di una galassia che è solo una delle milioni. Uno shock negli anni 20. La Via Lattea è una galassia. Riesci a credere che fino agli anni 20 gli scienziati erano ancora convinti che la Via Lattea fosse l'universo? Solo lentamente la visione del mondo cambiò e ciò fu reso possibile dalla comparsa di una generazione completamente nuova di telescopi. All'inizio del XX secolo, l'astronoma americana Henrietta Swan Leavitt fece una scoperta rivoluzionaria che avrebbe cambiato l'astronomia. Durante il suo lavoro presso l'osservatorio dell'Harvard College, la scienziata Henrietta Swan Leavitt studiò le Cefeidi, che sono una classe di stelle pulsanti. Scoprì che esiste una relazione diretta tra la luminosità di queste stelle e il loro periodo di pulsazione. Più lungo è il periodo, più luminosa è la stella. Questa scoperta divenne nota come legge di Leavitt e, utilizzando il periodo di pulsazione delle Cefeidi come metro di misura, gli astronomi furono in grado di determinare per la prima volta le distanze di stelle e galassie lontane. Il lavoro di Leavitt gettò le basi per il lavoro degli astronomi Edwin Hubble e Arlo Shapley. Arlo Shapley lavorò all'osservatorio di Mount Wilson e utilizzò il posizionamento degli ammassi globulari per determinare le dimensioni e la forma della Via Lattea. Dimostrò che il nostro sistema solare è lontano dal centro della galassia. Anche Edwin Hubble lavorò all'osservatorio di Mount Wilson e fu il primo a vedere le Cefeidi nella nebulosa di Andromeda nel 1923, dimostrando che questa nebulosa è effettivamente una galassia indipendente al di fuori della Via Lattea. Pubblicò la sua scoperta nel 1926, rivoluzionando la nostra comprensione dell'universo. Il lavoro di Hubble portò alla scioccante consapevolezza di quanto fosse grande l'universo, e questo sviluppo non si è fermato fino ad oggi. Shapley non solo stabilì che ci troviamo ai margini della Via Lattea, ma riconobbe anche che il centro della Via Lattea si trova in direzione della costellazione del Sagittario e, con la sua stima di circa 25.000-30.000 anni luce di distanza tra il centro e la Terra, era già abbastanza preciso. La determinazione definitiva della nostra posizione all'interno della Via Lattea è stata fatta solo dal satellite Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea. Gaia ha dimostrato che il nostro sistema solare si trova quasi esattamente a 26.000 anni luce dal centro galattico nel braccio di Orione della Via Lattea, e questa è la determinazione più accurata del nostro indirizzo galattico fino ad oggi.
Gaia è stata lanciata nel 2013 e poco dopo ha iniziato la sua missione per creare una mappa tridimensionale dettagliata della Via Lattea. Misurando con precisione le posizioni, le distanze e i movimenti di oltre 1 miliardo di stelle, Gaia è stata in grado di mappare la struttura e le dinamiche della nostra galassia con una precisione senza precedenti. Come puoi immaginare, non è così facile osservare la galassia in cui ci troviamo. Quando i ricercatori della galassia di Andromeda osservano la Via Lattea, possono vederne meglio la forma e la struttura da lontano. Pertanto conosciamo meglio le galassie lontane rispetto alla nostra e possiamo anche fotografarle. Con la Via Lattea, tuttavia, le cose si fanno più difficili. Siamo ben lontani dal poter inviare una sonda oltre i confini della Via Lattea e scattarci un selfie galattico. La maggior parte delle rappresentazioni della Via Lattea sono quindi interpretazioni artistiche o immagini composte da frammenti e simulazioni. Clicca su iscriviti ora e partecipa a ogni nuovo video.